Ciao ragazzi, oggi vi voglio presentare Christian Denoni, che parteciperà a un campionato l'anno prossimo con la sua Aprilia RSV. Ciao a tutti ragazzi, e niente, oggi spiegheremo la pista, e le varie frenate, le traiettorie, e niente, eccoci qua e andiamo insomma. Ma teniamo a precisare che ieri hai fatto un tempo di 1.14.6? Sì. È tanta roba, cioè. Sì. Per essere la prima volta che guidavi la Aprilia in pista, veramente complimenti, hai vinto anche al pareggiamento la prima coppa, quindi sicuramente sarai la persona più adatta per spiegarci le traiettorie del circuito. Speriamo, di Magione. Speriamo. Sì, ecco, cominciamo. Si arriva sul rettilineo, guarda piena, si stacca sotto il ponte, si mette la seconda. Si tiene tutta la seconda, si stacca a prossimità dei 50 metri e si inserisce nella curva vecchi box. Però non si aggredisce subito, ma si sta un po' larghi e si stringe all'ultimo per uscire più forte. Poi qui c'è un piccolo rettilineo, si tiene sempre la seconda, si tira, si tiene sempre la seconda, ai 100 metri si stacca e si entra in questo rampino. In questo rampino si tiene sempre la moto larga verso sinistra e si schiaccia verso sinistra. Poi sempre un rettilineo, sempre dritto, si va sul cordolo e niente, qui si tiene sempre la seconda, si esce un po' larghi, seconda, terza, quarta, quinta, si poggia la quinta, poi si stacca in prossimità dai 150 metri ai 170 metri, si mette la seconda all'ingresso del pulpone, bisogna stare sempre un po' larghi in modo da entrare forte per raccordare queste due curve. E poi nulla, poi qui c'è un piccolo avvallamento che fortunatamente ringraziamo la pista di Magione che l'hanno levato, prima c'era un piccolo avvallamento, e si stacca, si tiene sempre la seconda e queste curve si raccordano, ma si deve stare molto larghi in modo che si possano raccordare bene le curve. E niente, poi c'è l'ultima S, si arriva sul traguardo e qui finisce il giro. E si cerca di stare sotto l'1.15, sì, giusto? Sì, anche meglio insomma. Io l'ho spiegata un po' così, spero sia stata chiara. E niente, voglio poi ringraziare, ecco, chi fa il filmato e poi l'organizzazione che è stata ottima, sia Vistard che Track Day Team. Ringrazio il mio capo meccanico Eligio, Scanu, che è un grande. E niente, andiamo avanti, cercheremo sempre di fare meglio. Con questo un in bocca al lupo e spero sia stato chiaro. Come no, in bocca al lupo a te, ci vediamo alla prossima gara dell'anno prossimo allora. Grazie a voi. La prima soprattutto. La prima, grazie a voi.